qualcosa per voi, brigadieri. Attenzione che vi arresta a tutti, eh? Io non l'ho ucciso. Non so perché mi tenete chiuso dentro questa gabbia, mentre il colpevole è libero. Questa non è giustizia. Non è giustizia questa. Io sono innocente. Ve lo giuro, io sono innocente. Sentite, Musolino, non basta dire no, non sono stato io per respingere l'accusa che pesa su di voi. Siete accusato di aver ucciso con una fucilata Pietro Solemi, con il quale poco prima vi eravate azzuffato per motivo di interesse. Sì. È vero, questo l'hanno visto tutti, ma non l'ho ucciso io. Decidetevi allora a dirci dove e con chi eravate al momento del delitto. Se avete un alibi, provatelo. Silenzio! Silenzio! Avete detto che avevate un appuntamento? Sì, avevo un appuntamento. E con chi? Con una persona che non ci deve entrare in questa storia. E dove l'avevate questo appuntamento? In paese? No, fuori. E dove? Al Molinaccio. È una località abbandonata, signor Presidente. A mezz'ora di strada, fuori del paese. Beh, va bene, continuiamo l'escursione dei testi. Fate entrare il brigadiere Rinaldi. Subito. Brigadiere Rinaldi! Brigadiere Rinaldi! Bene, continuate, brigadiere. Quando fu scoperto il cadavere del Solemi, era da poco suonata l'Ave Maria. Potevano essere trascorsi 10 minuti. Proprio quei 10 minuti che intercorsero, secondo l'effetto medico, fra la morte e la scoperta del cadavere. Parlate ai giurati. Sì, sì, eccellenza. Ora, poiché il colpo di fucile non è stato udito da nessuno nella piazza, si deve ritenere che il colpo sia stato sparato durante lo scampanio e lo scoppio dei mortaretti. La fucilata, come risulta dall'inchiesta, fu sparata da una delle feritoie del campanile. Infatti, è stato trovato un gradino spezzato nella piccola scala di legno che porta su alle campane. E tracce di sangue, evidentemente di una ferita, che l'assassino si produsse per l'improvvisa rottura dello scalino. Signor Presidente, ci dica l'imputato come e quando si procurò la ferita alla caviglia proprio il giorno del delitto. Ma se già l'ho detto anche a lui. E se non credete a me, domandatelo a Marco, il guardiano della teleferica. Lui ha visto come mi sono fatto male. Mi è rimasto un gancio attaccato al piede. Mi sono buttato e lui stesso è venuto ad aiutarmi. Ripetete, giuro di dire la verità. Giuro di dire la verità. Tutta la verità? Tutta la verità. Niente altro che la verità? Niente altro che la verità. Sedete. Conoscete, è vero, Giuseppe Musolino? Sì, signore. E chi non lo conosce al mio paese? Lo vedeste il giorno del delitto? Sì. E a che ora? Un'ora prima dell'Ave Maria. Si serviva spesso della teleferica? Qualche volta. Sua madre abita dall'altra parte della valle e così risparmiava la strada. Disse qualche cosa quel giorno? No, aveva fretta. E poi? E poi che? Ma non è caduto nell'aggrapparsi alla teleferica? Caduto? Quando c'ero io, no. Forse dopo, all'arrivo. Ma come? Ma come, Marco? Non te ne ricordi? Se sei stato tu a consigliarmi di andare dal dottore per curarmi la ferita. Io? Io no. Avvocato. Ma che calma! Traditore vigliacco. Spareggiuno. Guardami in faccia. Serpente. Fate silenzio! Silenzio! Tu sai che me la ferita di faccia
Tu che mi facevi d'amico, ricordati! Me la pagherai! Me la pagherai! Avvocato, fai giurato il falso davanti alla giustizia! Non è vero niente quello che ha detto! Chiedo che le parole minacciose dell'imputato vengano messe a verbale. A verbale? Voi potete andare. Chiamate l'altro teste. Signore. Dottor Fausto Micheli. Dottor Fausto Micheli! Dottor Fausto Micheli! Buongiorno, signor Presidente. Vuole ripetere con me la formula del giuramento? Giuro di dire la verità. Giuro di dire la verità. Tutta la verità? Tutta la verità. Niente altro che la verità. Niente altro che la verità. Che cosa desidera da me, signor Presidente? Si accomodi, prego. Grazie. Chiedo alla Corte di non ascoltare in questo momento il teste. Egli non mi sembra nelle condizioni più adatte per deporre in una causa così grave. E perché? Io sono sempre così. E così mi conoscono tutti da più di 20 anni. Al paese dove io esercito la mia professione, io sono medico. Sì, lo sappiamo. Tutti mi hanno accettato alle malattie, alle nascite, dottore, e alle morti. Chi è lei che osa dubitare? Dottore, la prego, si calmi, si accomodi, sì. Sieda e non divaghi. Può dirci quali rapporti ci sono stati tra lei e l'accusato il giorno 15 giugno? Sì, venne da me giusto quel pomeriggio. Qual era il suo contegno? Aveva fretta. Il fatto è che io lo curai, lo fasciai e lo rispedii con Dio. Vuole dirci se l'accusato è venuto da lei prima o dopo il suono dell'Ave Maria? Dopo. Dopo? Ma dottore! Ma avvocato, che succede qua dentro, dottore? Dottore, perché anche voi ce l'avete con me? Dite la verità. Io non vi ho fatto niente di male. Perché anche voi volete rovinarmi? Silenzio! È sicuro di quello che lei afferma, dottore? Sicurissimo. Può andare. Un momento. Signor Presidente, vuol chiedere se il teste aveva bevuto nel pomeriggio in cui l'imputato andò a casa sua. Può darsi. In tal caso potrebbe anche aver confuso l'ora. No, sono abituato a bere. A verbale. Lei esercita la sua professione in stato di ubriachezza. Lei. A nome della parte civile chiedo alla Corte che venga interrotto questo interrogatorio. Che esula dai limiti e dalle ragioni del processo che qui stiamo discutendo. Mi associo alla richiesta della parte civile. È giusto. Vada pure. Allora voi, Rocco Sgroi, e il sacrestano e campanaro della chiesa di San Cosimo, signori giurati. Avete già reso 3 deposizioni in istruttoria, tutte uguali ed esaurienti. Avete altro da aggiungere? Sì. E allora dite. Quella stessa sera, circa un'ora dopo aver suonato l'Ave Maria, nel chiudere la porticina del campanile, ho trovato ai piedi della scaletta questo berretto. Dunque, voi dite di aver trovato questo berretto ai piedi della scaletta del campanile? È così, eccellenza. E di chi è? Di Beppe Musolino. Sì, è vero, signor Presidente. È mio, ma... Ma l'ho perduto alla teleferica. Silenzio! Lo faccio sgombrare l'aula. Voi perché non l'avete detto prima? Perché? Perché avevo paura. Di me devi avere paura. Tutti contro di me. Però ricordati, Rocco, stai attento. Anche se mi condannano, un giorno uscirò. Stai attento! Stai attento! Chiedo che questa nuova minaccia sia messa a verbale. Credete quello che volete, però non è vero. Allora era l'Ave Maria, io ero il molinaccio. No, te lo dico io dove era l'Ave Maria. Eri sul campanile della chiesa di San Cosimo e sparavi su Pietro Salemi. No, ve lo giuro! No. Non è vero! No, non è vero! Non è vero! Ma non è vero! Ma che cazzo, Sara? Signor Presidente, era con me, all'Ave Maria, era con me, al molinaccio. Un momento, questa donna non può essere ascoltata, non risulta tra i testi. Chiedo nell'interesse della giustizia che questa donna possa testimoniare. È accolta la richiesta della difesa. Venite avanti. Silenzio! Signor Presidente. Un momento, come vi chiamate? Mara Morisi. Ripetete con me la formula del giuramento. Giuro di dire la verità.
Giuro di dire la verità. Tutta la verità? Tutta la verità. Niente altro che la verità? Nient'altro che la verità. Potete parlare. Stava con me, signor Presidente. So che in questo momento mi gioco l'onore, ma devo dire la verità. Erano più di 3 anni che ci vedevamo di nascosto. Mio padre era contrario, ma noi volevamo sposarci lo stesso. Quella sera avevamo deciso di fuggire, perché mio padre voleva darmi a Pietro Solemi. Un momento, signor Presidente. Questo è un nuovo elemento che potrebbe modificare i termini del processo. Ecco il momento del delitto. La gelosia. No, signor Presidente, non l'ha ucciso lui, lo giuro. Lo giuro sulla Madonna, non l'ha ucciso lui. Stava con me a quell'ora. Suonava l'Ave Maria, stava con me. Stava con me. E le conclusioni della pubblica accusa sono queste, signori giurati. Una sola testimonianza in suo favore, quella di una giovane donna che afferma di essere segretamente innamorata di lui e che, visto perduto il suo amante, tenta di salvarlo in extremis con questo colpo di scena. Molti possono aver sospettato durante questo dibattimento che fra la vittima e l'assassino ci fossero oscure questioni di interessi e rancori e che si trattasse di uno dei tanti e tristi episodi di mafia. Il vero movente è un altro. L'imputato amava Mara Morisi e, sapendola insidiata da Pietro Solemi, ha ceduto all'impulso della sua tendenza a delinquere. Lui è l'assassino, signori giurati. Nessuna pietà, e che il vostro verdetto sia di monito a tutti coloro che credono di potersi sostituire alla legge degli uomini e alla legge di Dio. E visti gli articoli 364, 366 e 59 del codice penale, questa corte dichiara Musolino Giuseppe colpevole di omicidio premeditato con il beneficio delle attenuanti e lo condanna alla pena di anni 21 di reclusione. Figlio! Mamma! Rocco Sclai! Senti, e dillo a tutti gli altri traditori come te. 21 anni sono tanti, ma uscirò. Ti giuro sulla vita di mia madre di vendicarmi. Se scappi ti sparo, se t'acchiappo ti scanno, se ti ammazzi ti perdono. Carogna tu e tutti gli altri, carogna! Ecco fatto. Vieni qui. Voltati. Alza la testa. Fermo! 187 alto. 3 passi avanti. 3 ho detto. Naso regolare. Occhi sari di colore scuro. Apri la bocca. Apri la bocca. Denti sani bianchi. Bocca regolare. Il metro. Alza le braccia. Alza le braccia, su. Torace. 110. Un po' più di faccia. E fermo. Perché mi volete fare il ritratto? Perché sei bello. E te la facciamo gratis. Una di faccia e una di profilo. No. Non me lo voglio fare. Io. Non me lo voglio fare. Sarai buono. Perché devi essere via? No! Fermo! Vai a vivere in tua cella, figlia! Punizione!